Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Pepper Arca Collectibles. Oggi un nuovo video unboxing ed il tanto atteso ritorno sul canale delle Sage Figures. E quale occasione migliore per mostrarvi questo fantastico pezzo acquistato come sempre ovviamente su ilcolossodeinerd.com, di cui trovate ovviamente qui sotto il link in descrizione. Sto parlando delle Sage Figures di Goku Ultra Istinto, la Toyotaro Edition. Un'edizione speciale fatta da Bandai dai Sage Figures in occasione del quindicesimo anno del brand e del quarantesimo anniversario di Dragon Ball. Quindi ragazzi, non perdiamo altro tempo e andiamo a fare subito l'unboxing. Si inizia ovviamente dalla scatola, che secondo me è già un'opera d'arte. Qui sulla destra ha rappresentato Goku nella sua versione Ultra Istinto, disegnato ovviamente da Toyotaro, di cui abbiamo la firma qui nella parte superiore della scatola, di fianco al nome Son Goku. Qui sulla sinistra è la scritta dorata Dragon Ball Sage Figures e al centro si intravede la figura attraverso il blister protettivo. Nella parte inferiore invece tutti i vari loghi di Dragon Ball, Tamashii Nations, Bandai, Bandai Namco, eccetera. Sui lati invece ci sono tre rappresentazioni per lato di quello che andremo a vedere all'interno, alcune articolazioni, visi, eccetera, eccetera, così come appunto dall'altro lato la stessa cosa. E nella parte posteriore invece abbiamo la Dragon Ball Sage Figupedia, ovvero quello che andremo a trovare all'interno, ovvero una vera e propria enciclopedia in onore dei 15 anni di Sage Figures, come vediamo qua sotto nel logo, in cui sono riportate tutte le Sage Figures uscite finora. Quindi cominciamo con l'unboxing. All'interno della scatola esterna, diciamo, possiamo trovare la vera e propria inconfondibile scatola Sage Figures. L'ennesima rappresentazione di Goku, ma stavolta non disegnato da Toyotaro come abbiamo visto nella scatola esterna, ma una rappresentazione della figure stessa, bellissima. Qui il blister con la scritta laterale Son Goku e il logo di Sage Figures, e già si intravede all'interno una serie di accessori di mani intercambiabili, di volti intercambiabili e il nostro Goku. Sul lato qualche rappresentazione della figure, sull'altro invece c'è sempre il blister, così come nella parte posteriore dove vediamo varie pose, varie avvertenze e warnings. Poi invece, mettendo da parte questo, troviamo appunto la vera e propria enciclopedia, che adesso scarterò e vedremo tutti insieme. Ed eccola qui, in copertina troviamo tutte le Sage Figures rilasciate fino al momento ovviamente dell'uscita di questo Goku Toyotaro, quindi le figure di 15 anni di storia da parte di Sage Figures, e andiamo a sfogliare l'interno molto velocemente, molto rapidamente. Abbiamo diversi articoli, tutto scritto in inglese e in giapponese. E poi ci sono vari inserti, vari articoli dedicati a tutte le Sage Figures, con delle curiosità, con varie parti, insomma, molto molto bella. Molto interessante, ragazzi. Poi magari farò uno short dedicato solo ed esclusivamente a questa Figupedia. Molto bella. Iniziamo quindi l'unboxing vero e proprio con il mio solito trucchetto del righello per non andare ad intaccare la scatola, rovinarla. Ecco qua. Andiamo ad estrarre il blister dalla confezione ed ecco qui subito il nostro Goku. Forse, eccolo qui, senza il fastidio del blister riflettente, davvero bellissimo il colpo d'occhio iniziale. Vediamo già qualche accessorio, adesso andiamo ad estrarli tutti dalla scatola e cominciamo ad analizzarli insieme. Gli accessori consistono in 4 volti intercambiabili, 5 considerato quello montato sulla figure, e 6 paia di mani utili per le pose più disparate in pieno stile Sage Figures. È disponibile anche quest'altro stile di capigliatura che differisce da quello montato sulla figure, decisamente più rilassato e più classico in dotazione a Goku, per la sua appunto dinamicità, utile appunto per le pose più dinamiche, come ad esempio il lancio di alcune tecniche, e molto ben realizzato, sinceramente, sia per quanto riguarda la verniciatura, impeccabile in entrambi i casi, senza nessuna
nessun particolare difetto, e con i ciuffi, anche per lo sculpt, i ciuffi che vanno in direzioni differenti proprio a dare il senso di dinamicità. Molto ben fatti questi capelli. Vorrei soffermarmi un attimo sulla qualità dei volti, che è davvero secondo me eccezionale, soprattutto vista la scala. Anche qui nessun difetto per quanto riguarda il painting, e si vede lo stile di Toyotaro che differisce da quello di Toriyama. Ma comunque il lavoro è davvero eccezionale. Toyotaro, disegnatore di Dragon Ball Super, che va a riprendere un pochino lo stile di Toriyama, ma va a modificarlo, come ad esempio vedo nella fattezza degli occhi e di un pochino dell'espressione in generale. Comunque, ottimo lavoro da parte di SH Figuarts per questi volti intercambiabili. Per quanto riguarda le mani, niente di particolare, ne abbiamo in diverse pose. Mi colpisce molto il fatto che le unghie siano scolpite e ci siano anche i vari dettagli delle dita, nonostante stiamo parlando di mani veramente molto molto piccole. Considerate che sto utilizzando uno zoom al 2,5 per praticamente, e le sto tenendo, come vedete, fra le dita. Sono veramente molto piccole, ma comunque molto ben dettagliate. È possibile ovviamente andare a sostituire i volti staccando la frangetta, facilissimo, a questi due peg che vanno inseriti in questi due fori, e staccando anche il volto, stesso concetto. Quindi possiamo sostituirlo in questo modo, tutto molto molto semplice, e andiamo a rimettere la frangetta. Ed ecco qui, volto sostituito. E veniamo adesso al nostro Goku, che secondo me è davvero un gioiello. Purtroppo, ragazzi, non ho la versione Ultra Istinto di Goku di Akira Toriyama, sempre SH Figuarts, quindi non potrò fare un paragone con quella versione. Mi limiterò appunto a giudicare questa, che secondo me è davvero ben fatta. Non è facile per me, visto che sono abituato alle 1 a 6, voi lo sapete, chi segue almeno il canale da più tempo, ma qui il lavoro è davvero eccezionale. Molto buono lo sculpt, sia dei capelli, come dicevo in precedenza, che del viso, va a richiamare quell'espressione seria e cupa del Goku Ultra Istinto, così come le fattezze della muscolatura e di tutto ciò che è possibile vedere qui, appunto, quindi i vari tagli, i vari segni di usura dati dalla battaglia, le sfumature dei muscoli, tutto veramente fatto alla perfezione. Guardate anche il lato back, quindi con la schiena sempre con queste lacerazioni, questi tagli, eccetera, eccetera, e i vari muscoli del tricipite, delle spalle. Davvero ottimo lavoro per una scala veramente così piccola, ragazzi. A me sembra di avere tra le mani veramente una bambolina. Davvero molto, molto ben fatto. Buona anche la maglia strappata, sia quella blu che quella arancione, che sono in una gomma un po' più morbida, quindi leggermente flessibile. E anche i pantaloni con questo effetto strappato, sia da questa parte che qui sul ginocchio sinistro, che mette in evidenza appunto il ginocchio stesso e l'articolazione. Buona anche la fattezza, lo sculpt e la verniciatura, il painting degli stivali, gli inconfondibili stivali di Goku, molto ben fatti con questo laccio di color grigio più o meno, e invece la verniciatura blu con rifiniture di colore rosso. Davvero molto bella, anche abbastanza pesante, devo dire. Si vede che il materiale comunque è buono, il materiale utilizzato. E che dire, andiamo a vedere subito le articolazioni di questo Goku. Abbiamo ovviamente classiche articolazioni SH Figuarts, quindi il tutto è molto flessibile a partire dalla testa, che può essere piegata in basso, in alto e lateralmente anche volendo a 360 gradi. Guardate anche comunque i dettagli del collo, molto buoni. Poi abbiamo una butterfly joint, il braccio può essere alzato lateralmente fin qui. Ovviamente c'è il peg della spalla che può volendo uscire per andare ad allungare ulteriormente e a rendere ancora più possibili delle pose un po' più estreme. Può essere alzato e ruotato praticamente a 360 gradi, molto buona questa cosa. Articolazione del gomito, ovviamente doppia, e mani che sono collegate ai polsi tramite peg e possono essere ovviamente intercambiate con quelle che abbiamo visto prima nella sezione accessori. Ovviamente anche il busto può essere ruotato e piegato in avanti ed indietro fin qui, andando a rivelare
questo fastidioso gap che purtroppo è caratteristico di tutte le figure fatte in questo modo, con queste articolazioni così evidenti. Poi, invece, per quanto riguarda le gambe, possono essere aperte. Adesso cerchiamo di spingerle un po' più del... Ok, aperte fin qui all'incirca, in avanti all'incirca sui 180 gradi e all'indietro anche qui 180 gradi. Quindi finalmente hanno fatto una parte qui del sedere, del bacino, più stretta per permettere appunto di andare anche oltre, un po' oltre i 180 gradi. Molto ben fatto SH Figuarts. Io ragazzi non so se queste cose, appunto essendo nuovo di questo mondo SH Figuarts, se sto dicendo delle cose scontate, però io dico quel che vedo. Per quanto riguarda invece il ginocchio, anche qui doppia articolazione ci permette di andare oltre i 90 gradi e anche ovviamente articolazione della caviglia e della punta del piede, quindi massima flessibilità come mi aspettavo ovviamente da un SH Figuarts. Gambe che possono essere anche ruotate in questo modo, stessa cosa ovviamente per braccia e avambracci. Quindi articolazioni perfette in pieno stile SH Figuarts e posabilità davvero al 100%. Un paio di difetti da segnalare, ragazzi, sono questo gap di cui abbiamo già parlato nella sezione articolazioni, che si viene a creare appunto con l'articolazione della parte superiore del busto e quella inferiore, quella dell'addome. È un pochino fastidiosa se si va a posare, ad esempio, con la schiena leggermente arcuata in una posa di trasformazione, è abbastanza evidente, quindi un po' bruttino da vedere, così come questa fessura, un altro gap tra il viso e questo tipo di capelli. Il volto sembra essere messo bene, così come la parte anteriore, la frangia, e quindi è proprio un difetto di questi capelli che va a creare quello spazio un pochino fastidioso. Difetto che, per esempio, non ho riscontrato con questi capelli, dove la fessura è praticamente inesistente. Questi erano un paio di difetti da segnalare, non so. Vi ripeto, se è un qualcosa, un difetto di questa figura in particolare o di tutte le SH Figuarts, quindi vi invito a farmi sapere qui sotto nei commenti. Eccomi di nuovo qui, ragazzi, per le conclusioni finali su questo Goku Ultra Istinto Toyotaro Edition di SH Figuarts. SH Figuarts che qui ha fatto un lavoro eccezionale, ha confezionato un prodotto di tutto rispetto, sia per le fattezze della figure, sia per l'edizione speciale in sé, che ha una confezione meravigliosa, un box bellissimo, e al cui interno c'è la chicca vera e propria di questa special edition che è l'SH Figupedia, ovvero questa raccolta appunto che va a celebrare il quindicesimo compleanno di SH Figuarts in occasione appunto del quarantesimo di Dragon Ball. E rende omaggio sia a Dragon Ball che a se stessa che a questo fantastico Goku. Per me è un prodotto meraviglioso, ultra posabile, con diversi visi intercambiabili che sono praticamente perfetti a cui non riesco a trovare un difetto, diverse mani, un body bello pesante, bello compatto, sebbene con le articolazioni in vista, ma questa è una caratteristica di quasi tutte le 1 a 12 ed in particolare di SH Figuarts. Sono molto felice di aver iniziato la mia collezione di Dragon Ball SH Figuarts proprio da questo pezzo e come avete visto forse sul canale da uno short e qualche altro post vi ho annunciato che ho altre SH Figuarts, alcune più nuove, alcune più vecchie da unboxare insieme a voi, quindi ragazzi rimanete sul canale, iscrivetevi se non l'avete fatto, mettete mi piace a questo video e fatemi sapere che cosa ne pensate, sia del video che di questo fantastico prodotto.
Detto questo, ragazzi, io vi ricordo che l'ho acquistato su Il Colosso dei Nerd, di cui trovate tutte le specifiche, il sito qui sotto in descrizione. Non mi resta che salutarvi e augurarvi una buona giornata. Ciao, ragazzi, a presto.